Nella terza giornata di eccellenza femminile, Colombarra si impone per 3-0 su Victoria, ancora alla ricerca dei 3 punti. Continua il suo percorso a punteggio pieno il Santo Stefano, che batte il San Luigi Lazzati dopo un primo set finito 28-26. Le padrone di casa prendono il largo, concedendo pochissimo all'avversario. Per il Santo Stefano nuovi innesti e i primi punti della stagione fanno ben sperare in un piazzamento che a fine anno vada oltre il terzo posto. Partita intensa tra Barone e San Marco, le padrone di casa si fanno recuperare dopo un 2-0 iniziale e ipotecano la vittoria solo al tie-break. Continua a vincere anche il Santa Valeria contro Cesano Boscone, le padrone di casa sbagliano poco e tengono in controllo la partita. Troppi gli errori invece per le ospiti che accusano gli infortuni e i pochi allenamenti alle spalle. Rimandato il Millennium Bug alla sua prima reale uscita in campionato, non riesce a portare a casa neanche un set contro Giovanni XXIII. Comincia a delinearsi la classifica, con Santo Stefano ancora a punteggio pieno, nonostante ci siano ancora tante gare da recuperare, 09, Millennium, San Luigi e Vittoria, che hanno la classifica a 0 punti. Sulla sezione dedicata del sito CSI è possibile votare la migliore giocatrice di ogni partita, e anche la sintesi della terza giornata, insieme a tutte le altre, la si può trovare sul sito CSI e sulla pagina Facebook Campionati CSI Milano.